una lista civica è composta da 16 persone più altri che sono esterni. Okay. Naturalmente una volta che sono state le elezioni un po' di gente si perde in automatico, proprio automatico, è fisiologico che le liste dopo vengono, qualcuno ha partecipato, qualcuno vuole impegnarsi in una certa maniera, eccetera. La rappresentatività a me ha stupito, perché è facile usare politichese. Io non rappresentavo più la Lega per 3 anni, per il Trota, perché ho criticato la scuola di Aquila per la vicenda di Cenerentola. E qui ci sta, perché io ero un militante della Lega. Quando ho fatto certe affermazioni sul Trota e su Aquila e su Cenerentola e ho messo assunto la responsabilità, poi la storia magari ha dimostrato forse che non avevo proprio torto al 100%. Però lì ci sta, la politica, io ero un militante della Lega. E la Lega ha dato le motivazioni. Non è che la Lega ha detto prendiamo Rovati perché non è più in lista col partito, punto. Siccome è un partito, ha dato continuazione. Mi lo domanda e non posso rigirare. Io in tutti questi mesi, dove non ho seguito le indicazioni della lista civica? Perché non le hanno dette 4 mesi fa? Lo sai che no. Se escono domani io non ci credo. Dov'è la rappresentatività? Dove? A me mi si dice dove non ho rappresentato le istanze della lista. Perfetto, io sono qua a rispondere.